La Puglia segna il punto più orientale d'Italia. Nella forma stivale formata dal paese, la regione corrisponde al tacco. Qui, a 10 miglia marine dalla costa del Gargano, dal mare Adriatico, emerge il piccolo arcipelago delle isole Tremiti. Il profilo roccioso delle isole si staglia sull'acqua limpida, protetta da una riserva naturale marina. Sulla pietra il verde dei cespugli, nell'aria il canto delle procellarie. Le Tremiti sono chiamate anche isole Diomedee. Una leggenda narra che Diomede, il valoroso compagno di Ulisse, approdò qui dopo la guerra di Troia. Si dice che si innamorò di questi luoghi selvaggi e non andò più via. A nord della Grande San Domino, ricca di vegetazione, emergono le terre brulle di San Nicola e della Capraia. Nei secoli le Tremiti sono state via via covo di pirati, sede monastica e luogo di confino, per poi diventare una suggestiva meta turistica. In questo regno delle immersioni subacquee, i fondali si colorano già alle basse profondità, con spugne e stelle marine. L'unico centro abitato dell'arcipelago è quello di San Nicola, dove nell'undicesimo secolo si erano stabiliti i monaci benedettini. A sud dell'arcipelago, lungo la costa del promontorio del Gargano, si stende il lago di Lesina. Una stretta striscia di terra solcata da canali separa le sue acque dolci da quelle salmastre. Questa zona, umida e paludosa, ricca di canneti, è l'habitat di molte specie di uccelli migratori ed è celebre per le sue anguille. Attorno alla pesca ruota la principale attività economica di Lesina. A settembre si inizia la pesca delle anguille con certi tipi di attrezzi, che si sbarra il lago da una parte all'altra con delle reti e con dei pali e si mettono dei bertovelli per la cattura delle anguille. Lesina si è sviluppata sulla penisola protesa sul lago. Nei secoli la palude non portò soltanto ricchezza, ma anche la malaria che decimò la popolazione. Ogni anno l'inizio della stagione si apre con i preparativi per la spartizione delle aree di pesca. Allora, ci riuniamo nella sala consiliaria e c'è la distribuzione dell'acqua, sicché tutto si svolge che ognuno sceglie la sua zona. Le zone, il lago è diviso in otto o nove zone. Quanto è? 8-9 zone. Ogni zona è 1200-1300 metri. Ognuno sceglie la sua zona e si va a sorteggio. E una volta che hai scelto la zona, sei obbligato a pescare sempre là, 3-4 mesi sempre là. Le anguille e i capitoni di Lesina sono tra i migliori della produzione italiana e sono protagonisti della gastronomia locale. Sul mare, lungo la costa del Gargano, le rocce calcaree nascondono grotte abitate già in epoca preistorica. Su una rupe a picco, il borgo di Peschici domina il paesaggio con le sue case bianche che digradano verso la spiaggia. In direzione di Vieste si incontrano torri cinquecentesche, erette per difendersi dalle incursioni ottomane. La costa è punteggiata anche da strutture in legno, costruite per pescare, i trabucchi. Sono un viestano, quindi conoscevo benissimo i trabucchi.
di trabocco è una presenza costante nella vita del paese, di ogni piestano. A un certo punto mia suocera è venuta a vivere con noi e mi voleva dare per forza la dote. Un bel giorno viene a casa e mi porta il contratto di acquisto di questo trabucco. Furono i pescatori di Peschici e di Vieste a inventare i trabucchi. Queste strutture ingegnose permettono di riempire le reti senza i pericoli della navigazione. Non ci può essere uno qualsiasi che possa manovrare tutto questo. Basti pensare che per la pesca grande sì e no esistono 10 persone nella zona di Vieste che possono operare tecnicamente con quella rete così. Del primo trabocco sono state trovate le tracce agli inizi del 1900. Vieste ha giocato un ruolo centrale nell'arte e nella storia del Gargano fin dal Medioevo. La sua storia iniziò prima dell'epoca romana. Oggi è il principale polo turistico del promontorio. Sulla spiaggia del castello si erge il Pizzo Munno, uno scoglio dalla forma singolare modellata dal vento. Il centro storico di Vieste si spinge verso il mare lungo la penisola di San Francesco e fronteggia l'isoletta del faro di Santa Eufemia. La cattedrale è uno dei migliori esempi di arte pugliese dell'XI secolo. Nei dintorni di Vieste, la costa rocciosa del Gargano nasconde anfratti ricchi di testimonianze storiche. Le grotte marine furono prima il riparo dei pescatori primitivi, poi il nascondiglio di predoni e contrabbandieri. Oggi si lasciano ammirare in barca con i loro giochi di luce e di colori. Con questi piccoli paradisi solitari e selvaggi convivono spiagge famose e attrezzate che accolgono i turisti sulla loro sabbia dorata. Rispetto al litorale, l'entroterra del Gargano è altrettanto ricco di fascino. Pochi e piccoli centri abitati si dispongono in ordine sparso su un territorio che ha conservato la sua natura inaccessibile. Dagli anni 90 la vegetazione e la fauna di questi grandi spazi solitari sono tutelati dal Parco Nazionale del Gargano. A breve distanza dall'Adriatico si innalza un paesaggio montuoso e aspro. I muretti a secco costeggiano i tratturi, gli antichi sentieri delle greggi percorsi durante la transumanza.
Fin dal Medioevo i tracciati erano anche la via dei pellegrini. Con la forza della loro devozione, i fedeli affrontavano l'ultima salita che conduce a Monte Sant'Angelo. Nel punto più alto della città, il castello domina le case di Monte Sant'Angelo e il suo celebre luogo di culto. Il santuario di San Michele nacque più di 1500 anni fa. Si narra che durante il regno longobardo l'arcangelo Michele sia apparso qui per 3 volte. Il paese divenne meta di pellegrinaggi durante le crociate e ancora oggi riveste un ruolo importante per il cattolicesimo. Uno comincia qui a avvertire che c'è una pace. Qui comincia a sentire che c'è qualcosa che può dare all'uomo, diciamo, una gioia diversa di quella che può essere una corsa, perché oggi i pellegrinaggi spesso diventano una carrellata di tanti luoghi, di tante cose da vedere che poi alla fine l'uomo neanche riesce a ricordarsi tutto. Invece qui comincia a ricordarsi che c'è, che ha il cuore, che ha la mente, che ha delle persone accanto a sé. L'uomo, ecco, venendo qui, entra come entrasse, ecco, nelle viscere della terra. Qui l'uomo, ecco, comincia a sentirsi, diciamo, avvolto da un'atmosfera diversa, forse dalla grazia del luogo, perché ogni santuario ha la sua grazia, cioè la presenza di San Michele, la presenza di Dio in questo luogo si percepisce anche così a livello somatico. Monte Sant'Angelo si sviluppò rapidamente vicino alla grotta dell'Apparizione del Santo. In tempi più recenti l'abitato si è spinto fino alle pendici del colle, con case seriali nate negli anni della crescita industriale, strade perpendicolari e scalinate. Lo sperone di roccia di Monte Sant'Angelo si affaccia sul mare e domina il golfo di Manfredonia. Più a sud, lungo la costa, si incontra la salina più grande d'Europa. La salina fu ribattezzata nell'Ottocento in onore della prima regina d'Italia, Margherita di Savoia. Una riserva naturale statale tutela l'ecosistema e ospita ogni anno la migrazione di numerose specie di uccelli. La salina di Margherita di Savoia si estende su una superficie di circa 4.500 ettari. 4.000 ettari sono effettivamente coperti dalle acque, 500 ettari invece sono le infrastrutture, strade, capannoni, aie di ammassamento e così via. Nelle sue sfumature date dagli elementi organici, l'acqua compie un percorso tra le vasche di estrazione. Dal momento in cui viene presa dal mare, al momento in cui lascia il cloruro di sodio sul fondo dei bacini, percorre circa 200 chilometri, si è stimato in circa 200 chilometri, perché all'acqua stessa si fa fare un lungo giro, dei percorsi tortuosi, proprio per ossigenarsi e offrire al sole e al vento una maggiore quantità di acqua in movimento e quindi una maggiore concentrazione, densità. In un anno si ottengono fino a 6 milioni di quintali di sale. Questo sale così grezzo come è stato prelevato dai bacini e ammassato viene lavato, viene centrifugato, viene asciugato e subito dopo l'asciugatura all'interno dei forni c'è la vagliatura. Vagliatura che permette di secernere, di dividere il sale grosso dal sale medio e dal sale fino.
Già più di 2000 anni fa qui si estraeva il sale, sinonimo di ricchezza economica. Con il cristianesimo il sale divenne un simbolo di ricchezza spirituale. L'esortazione del Vangelo a essere il sale della terra sembra risuonare nel santuario di San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo è la terra del santuario voluto da Padre Pio. Nel 1916 il frate di Pietralcina si ritirò qui in convento. Nella cripta riposano le spoglie di un uomo proclamato santo nel 2002. Due anni dopo terminarono i lavori per la costruzione della nuova chiesa. Le linee moderne, progettate dal celebre architetto Renzo Piano, si ispirano alla forma di una conchiglia. Nelle grandi occasioni la chiesa accoglie fino a 30.000 fedeli. Le sculture del toscano Giuliano Vangi fanno emergere dalla pietra l'annuncio della resurrezione di Cristo. L'organo a canne è il più grande di tipo meccanico mai costruito in Italia. L'altare e la croce sono opere firmate dallo scultore Arnaldo Pomodoro. Ogni anno San Giovanni Rotondo accoglie fino a 7 milioni di fedeli che si avvicinano a questo grande simbolo. A sud-ovest del Gargano, i resti della Lucera antica raccontano l'importanza della città già in epoca romana. L'anfiteatro fu costruito in onore del primo imperatore, Augusto. Oggi il suo aspetto è il risultato del restauro di inizio Novecento e pochi sono i segni dell'epoca dei gladiatori. L'anfiteatro si trova in una depressione naturale del terreno, a breve distanza dal cuore storico di Lucera. Qui il Teatro Civico Garibaldi è al centro della vita culturale cittadina. Ripristinato con cura nel 2005, è tornato a ospitare spettacoli di danza, musica e teatro, con un calendario ricco di appuntamenti. Il Duomo di Lucera sta dal 200 al posto di una moschea. Qualche decennio prima, infatti, il grande imperatore tedesco Federico II aveva concentrato qui gruppi di saraceni che in Sicilia causavano disordini. Anziché reprimerli, li aveva lasciati liberi di governare Lucera e iniziare attività economiche, con grande impulso allo sviluppo della città. Lucera è a nord-ovest della città di Foggia, nell'area pianeggiante della Daunia. Intorno si stende il Tavoliere, la pianura italiana più estesa dopo quella del Po. Dall'alto dei resti della fortezza medievale di Lucera si disegna il paesaggio ondulato dei monti della Daunia. Le colline sono un frammento della catena degli Appennini e conservano grandi distese erbose e boschi di querce e faggi. Ma il futuro è già arrivato. Dalla metà degli anni 90 il paesaggio accoglie la prima centrale eolica privata italiana. L'insieme di aerogeneratori produce ogni anno più di 6 milioni di kilowatt-ora di energia pulita. La scoperta della varietà ambientale pugliese ci riporta verso sud, lungo la costa adriatica, in direzione di Bari.
qui si incontra Barletta, con la sua lunga storia di crocevia portuale, dove nel Medioevo passavano mercanti e crociati. Sul castello hanno lasciato il segno le dinastie tedesche, francesi e spagnole, che via via governarono il sud Italia. I bastioni ai quattro angoli furono aggiunti nel Cinquecento. In quell'epoca il castello divenne un'autentica macchina da guerra quando francesi e spagnoli si contendevano il dominio dell'Italia meridionale. Nella fortezza il Museo Civico accoglie il busto di Federico II. È l'unico ritratto del grande imperatore giunto fino a noi, escludendo le monete dell'epoca. Sovrano poliedrico e originale, si dice che Federico abbia progettato personalmente la struttura di Castel del Monte, che svetta poco lontano sull'altopiano delle Murge. Protetto dall'UNESCO, il castello nasconde interrogativi e simbolismi. Il numero 8 ricorre nei lati dell'edificio, nelle torri, nelle stanze. I calcoli architettonici sarebbero il risultato di riflessioni non soltanto matematiche e geometriche, ma anche geografiche e astrologiche. Ancora oggi non si è certi di quale fosse la sua funzione iniziale. Forse un maniero di caccia, oppure un simbolo del ruolo politico e culturale dell'imperatore. Si dice anche che Federico II non soggiornò mai tra queste mura. Tra le molte ipotesi degli studiosi, i misteri rimangono irrisolti. Del ricco patrimonio artistico di Barletta fa parte anche la chiesa cristiano-ortodossa di Santa Maria degli Angeli. Fu costruita alla fine del Settecento, ma da sempre la città ha accolto le comunità che fuggivano dall'Oriente greco-ortodosso, dove avanzava la conquista ottomana. Un recente restauro ha riportato alla loro bellezza originaria i dipinti e i mosaici che ornano questo prezioso gioiello artistico. Nei dintorni di Barletta, verso l'entroterra, le geometrie dell'arte bizantina richiamano quelle disegnate dalle coltivazioni. Vigneti e uliveti popolano gran parte del territorio. Dalle olive pugliesi e dall'esperienza secolare dei produttori si ricava una pregiata varietà d'olio extravergine. La cosa importante è la cura, e questo patrimonio che si tramandava da generazione in generazione era proprio era un patrimonio che si tramandava di valore, e questo valore voleva dire non solo la raccolta, ma voleva dire potature. Qui si fa addirittura due volte l'anno per avere un grande olio, come un grande vino si prepara in campagna. Queste tradizioni sono parte integrante dell'identità regionale. Io direi che una Puglia senza olivi non può essere più una Puglia, quindi non abbiamo solo la possibilità di produrre un grandissimo prodotto che purtroppo è poco valorizzato, ma io credo che è molto importante soffermarsi sull'ambiente e il territorio. Pensiamo a una Puglia desertificata con l'abbandono di questi immensi e meravigliosi alberi che oggi molto spesso vanno ad adornare giardini di ville del nord. Sulla costa, Trani, scrigno di un gioiello del romanico pugliese. Un'opera d'arte maestosa ed elegante.
Da 1000 anni la cattedrale dà le spalle al porto e ai suoi naviganti, ma si fa ammirare già dal mare con le sue 3 absidi semicircolari. Dalle finestre dai rosoni la luce del sole colora l'interno, fatto in realtà da 3 chiese sovrapposte. I toni caldi illuminano arcate, colonne e capitelli. La porta in bronzo fu realizzata nel XII secolo da un originale scultore locale, Barisano da Trani. La cattedrale svetta nel cuore del centro storico, dove la vitalità secolare del porto serpeggia tra i vicoli e le case antiche. Si lascia Trani alla volta di un'altra celebre località della costa adriatica. Molfetta è nata e cresciuta grazie alla pescosità del mare ed è sede di uno dei porti pescherecci più fiorenti d'Italia. Anche qui, come a Trani, l'area più antica della città si concentra su una penisola protesa sul mare. Ed è proprio il mare al centro del passato e del presente di Molfetta. Ogni giorno il mercato del pesce si anima con le voci dei venditori e con il profumo di prelibatezze appena pescate. Roba bella viva, scegliete una roba fresca. Guardate signora, ci abbiamo bene a tutte qua, ci abbiamo le cozzole. Protagonisti sono razze, triglie e naselli, alici e sardine, tonni, seppie, gamberi e polpi. Il mercato ittico di Molfetta è un punto di riferimento del settore per una vasta area pugliese. Qui confluiscono anche i prodotti dei porti di Brindisi, Vasto e Termoli. Chiese e palazzi marcano la storia di Molfetta. Nel 600 fu costruita la chiesa barocca che un secolo dopo divenne la cattedrale della città. Ormai il Duomo Vecchio, nato nel Medioevo in riva al mare, non era più al centro della vita religiosa cittadina e per questo motivo mantenne il suo originario aspetto romanico. Nel borgo antico si affacciano i palazzi medievali che dominano strade strette e intricate. Gli acquirenti del mercato del pesce di Molfetta sono dettaglianti, ambulanti e grossisti. Quotidianamente partecipano all'asta a voce per fissare il prezzo di ogni prodotto. Ma su questa tradizione incombe l'ombra della modernità. Le negoziazioni sono destinate a entrare nelle reti informatiche per essere gestite a distanza. Un click del mouse sostituirà le voci e i gesti di una tradizione secolare. Nell'entroterra, le rocce calcaree regalano scenari sorprendenti. In più punti, l'erosione dell'acqua ha fatto cedere il terreno, formando profonde depressioni coperte di vegetazione. La cavità più grande è il Pulo di Altamura, ben 90 metri di profondità e 500 di larghezza. Le numerose grotte sulle pareti del Pulo furono abitate fin dal Neolitico. L'area è situata all'estremità meridionale dell'altopiano delle Murge, che occupa l'entroterra di Bari fino alla Basilicata. Qui l'uomo ha sempre combattuto con una terra arida e asciutta,
con le superfici di pietra di un paesaggio lunare segnato da fenomeni carsici, grotte e rari corsi d'acqua. Solo di tanto in tanto gli abitati interrompono la distesa di pascoli e campi. La terra delle Murge ha il sapore semplice e autentico dell'olio e del pane. Il più celebre è quello dei fornai di Altamura, il primo prodotto da forno italiano tutelato dalla denominazione d'origine protetta. Questo è il forno di Santa Chiara, è stato dedicato a Santa Chiara. Qua ci siamo di fronte al convento di Santa Chiara. Questo forno è del 1400. Il pane di Altamura era l'alimento principale di contadini e pastori che restavano a lungo lontani da casa. Tieni conto che abbiamo un pane che diventa più buono dopo 10 giorni che dalla preparazione. Abbiamo il pane questo accavallato, il pane alto, il tradizionale. Abbiamo usquaneite. Usquaneite si intende un pezzo che va oltre il chilo, che può essere da 2 come può essere da 10 kg. Poi abbiamo il pane a cappello del prete, abbiamo il pane a tarallo, abbiamo una vasta scelta di pane. Quindi ognuno può scegliere il gusto del pane che vuol mangiare e buon appetito a tutti. L'assetto del centro storico cittadino risale al 200, quando Federico II fece costruire la cattedrale, il castello e la cinta muraria. Tra campi di grano e colline bruciate dal sole, l'Alta Murgia offre una natura ancora selvaggia. Il territorio è protetto da un parco nazionale che tutela per 70.000 ettari un'area stepposa e semiarida. Qui vivono orchidee selvatiche e uccelli rapaci come il falco grillaio e il gheppio. Il territorio delle Murge è solcato dalle gravine. Si tratta di profonde fenditure causate dall'erosione delle rocce calcaree lungo il corso dei torrenti. Gravina è anche il nome della cittadina che sorse proprio sul ciglio di uno di questi burroni. Sulla gravina si affaccia la cattedrale, eretta dai Normanni e modificata nel Rinascimento. Nel 600 la famiglia degli Orsini la fece trasformare con gusto barocco. Poco lontano fecero edificare la chiesa del Purgatorio con il timpano ornato da scheletri. Sulla più antica biblioteca della regione, l'orologio meccanico ritrae Garibaldi e Re Vittorio Emanuele II. Nel centro storico di Gravina, il passato non vive soltanto nelle architetture che si sono conservate nel tempo. Le tradizioni locali passano anche attraverso le mani degli artigiani. Nelle botteghe continua la produzione di uno dei simboli della città. I fischietti di terracotta che oggi rallegrano le case e le feste popolari nacquero per aiutare i pastori a radunare il gregge. Questo è un fischietto di Donato, c'è un buco che quando si muove il dito cambia la tonalità. Invece dove non c'è il buco è soltanto fischietta, un fischio e basta. Invece con questo buco qui riusciamo a fare due tipi di... che fa come il cuculo. Invece il fischietto fa soltanto un tipo di... Poi la grandezza soggetto, quando è più grande tiene una tonalità, più piccolo tiene ancora un'altra tonalità diversa. Gravina è molto legata ai suoi fischietti, simbolo di fertilità e strumento per deridere i governanti durante le feste. È fortuna che lo teniamo ancora in alto questa attività. Qualche volta l'abbiamo abbandonata per un po' di tempo. Andavamo in campagna, noi siamo stati in Germania. Ma oggi la produzione continua.
con i fischietti di ogni forma e dimensione. Gli artigiani curano la realizzazione in tutti i dettagli, dall'argilla grezza alle rifiniture. Dalla A alla Z. La grande aquila dello stemma araldico che domina la facciata della Madonna delle Grazie sembra osservare da lontano gli insediamenti rupestri di Gravina. Fin dalla preistoria l'uomo ha sfruttato le cavità nella roccia come riparo. Nel Medioevo si sviluppò un'autentica civiltà rupestre, con interi quartieri inseriti in un labirinto di grotte e cunicoli. La chiesa di San Michele, con i suoi frammenti di arte bizantina, è uno degli antichi luoghi di culto protetti da muri di pietra. Il viaggio prosegue nei paesaggi della Valle d'Itria, punteggiata dai trulli. Queste tipiche abitazioni hanno il tetto in pietra a forma di cono. Di origine antichissima, i trulli furono concepiti per restare caldi d'inverno e freschi d'estate. La struttura in pietra a secco li rende anche particolarmente resistenti ai terremoti. Alberobello ospita più di 1000 trulli. Per la sua unicità il paese è uno dei centri storici protetti dall'UNESCO, al pari di Firenze, Vienna o Praga. Alberobello continua a conservare la sua atmosfera fiabesca, con il grigio della pietra e la bianca luce abbagliante del sole. Pochi chilometri da Alberobello ed è ancora il bianco delle case a splendere sotto i raggi del sole. Le tranquille stradine di Loco Rotondo si dispongono in cerchio attorno alla chiesa madre. La sua mole svetta al centro del paese, con forme barocche e neoclassiche. Dall'alto del colle lo sguardo abbraccia i paesaggi della Valle d'Itria. Da secoli le sue terre sono protagoniste della produzione vitivinicola. Il Loco Rotondo ha una tradizione antichissima. La maggior parte dei nostri coltivatori ha sempre fatto questo mestiere nella zona della Valle d'Itria. Tutte quante le aziende che hanno deciso di investire in questo tipo di prodotto sono indirizzate nel riprendere anche i vitigni minori. Il Fiano è uno di questi. Il Fiano è un vitigno molto ma molto particolare che in questi ultimi anni non si è più trovato e le aziende cercano di investire soprattutto in questo tipo di vitigno. Ma riuscire non è facile. Bisogna curare da quando vengono impiantati fino alla maturazione. Quindi c'è tutto un lavoro, una cura giornaliera. Un accesso nelle vigne giornaliero, quasi fossero dei bambini che stanno per nascere. Nei dintorni, le tradizioni contadine convivono con un'importante testimonianza storica. Il tempietto di Seppa Annibale ha più di 1000 anni. La sua struttura conserva i segni della presenza longobarda sul territorio. Due pilastri monolitici suddividono in tre navate lo spazio quadrangolare.
Un tempo la chiesetta era interamente decorata da affreschi. Ciò che rimane è uno dei più antichi esempi di pittura alto medievale. Oltre al prato circostante, i cavalli, che mettono in mostra l'eleganza e il temperamento del loro sangue arabo, hanno qualcos'altro in comune con la chiesa. Le cupole del tempio rivelano, infatti, le prime influenze culturali derivanti dai contatti con la Sicilia araba, che nel tempo si fecero sempre più frequenti. Gran parte del territorio rurale della regione è punteggiato dalle masserie, le tipiche fattorie pugliesi. I primi edifici nacquero come semplici abitazioni per chi coltivava la terra circostante. Durante il Medioevo, le più vicine al mare diventarono vere e proprie fortezze per difendersi dagli attacchi ottomani. Nuove evoluzioni le hanno spesso trasformate in case signorili e ora anche in eleganti strutture alberghiere. Nei secoli delle invasioni venne attaccato anche il borgo di Cisternino. L'influenza orientale si fa sentire ancora nelle strette vie del centro storico, rese ancor più affascinanti da una recente valorizzazione in chiave turistica. Per le sue caratteristiche geologiche, la Puglia è un paradiso per gli speleologi. Nelle migliaia di anfratti scavati nella roccia si legge un passato remoto, qualche volta anche attraverso i resti di insediamenti preistorici. Ma le grotte più celebri sono quelle spettacolari di Castellana, con le loro stalattiti e stalagmiti che disegnano straordinarie visioni sotterranee. Più a nord, verso Bari, il castello Marchione è un altro esempio di come i luoghi si trasformino con il passare del tempo. Fin dall'anno 1000 ha ospitato la vita nobiliare della famiglia Acquaviva. Lo circondavano oltre 1000 ettari di bosco e macchia mediterranea adibiti a riserva di caccia. Dopo un periodo di declino nell'Ottocento, dagli anni 30 del Novecento il suo patrimonio decorativo è stato nuovamente valorizzato. Oggi le sue sale ospitano ricevimenti e banchetti, immersi in un'atmosfera fiabesca. Essere ospiti nelle numerose masserie della Puglia significa immergersi nella cultura contadina e nei sapori di una regione ricca di tradizioni. Anche le strutture ricettive più eleganti sprigionano il loro fascino valorizzando gli elementi tipici del territorio. La qualità dell'accoglienza inizia con i migliori frutti della terra. Noi praticamente lavoriamo questo albergo usando tutti i nostri prodotti della masseria, naturalmente. Non lontano dal mare, tra coltivazioni di ulivi, mandorli e carrubi, la cucina delle masserie si ispira alla gastronomia tradizionale. Il piatto tipico pugliese è la tiella,
che è a base di verdure e cozze. Questo è un piatto unico che si anche preparare prima, così quando si ritiravano dai campi era già pronto. Chi alloggia in una masseria come questa spesso ha a disposizione anche una spiaggia attrezzata per vivere il mare della Puglia in tutto il suo fascino. L'antico stabilirsi nelle grotte fin dalla preistoria è un tratto della Puglia che caratterizza anche i dintorni di Polignano a Mare. Il borgo vanta origini antiche, che risalgono alla colonizzazione greca. Le case del centro storico sono costruite sulla roccia e quando il mare è in tempesta, le onde arrivano quasi a superare i tetti. Alle spalle delle case, a picco sul mare, si snoda un labirinto di vie strette, su cui si affacciano i cortili e gli edifici, imbiancati a calce. Tradizione e modernità convivono nel capoluogo pugliese. Bari racchiude la sua anima più antica su una penisola. A sud del centro medievale si allungano le ampie strade su cui si affacciano gli edifici costruiti da inizio Ottocento. Oggi Bari è la seconda città del sud Italia per popolazione. La continua crescita del capoluogo è testimoniata anche dalle architetture più recenti. Lo stadio, intitolato al patrono San Nicola, è opera di Renzo Piano. Fin dall'epoca romana, Bari è stata un importante centro politico, economico e culturale. Nel Medioevo divenne meta di pellegrinaggi. La cattedrale, dedicata a San Sabino, è un grande esempio di romanico pugliese. La chiesa fu edificata nel XII secolo, non lontano dalla celebre basilica di San Nicola. La facciata semplice, cui furono aggiunte decorazioni barocche, rivela la presenza di tre navate interne. Negli anni 60 del Novecento, i restauri hanno valorizzato gli elementi romanici originari, così come dovevano apparire prima delle modifiche settecentesche. Nell'Alto Medioevo, Bari faceva parte dell'Impero Romano d'Oriente. Alla fine del X secolo divenne la sede del Catapano, il funzionario imperiale che governava i territori dell'Italia meridionale. Questo ruolo politico diede grande impulso anche alla crescita economica della città. Dopo la dominazione normanna, nel 200, il governo passò alla dinastia tedesca di Svevia. Fu l'imperatore Federico II a volere il castello, per rafforzare la difesa e il potere imperiale. Ma già nell'XI secolo, un grande evento aveva reso celebre la città. Nel 1087 la città di Bari, per risolvere un problema drammatico, che cioè da capitale dell'Italia meridionale dal 968 al 1071, conquistata dai Normanni, perde ruolo di capitale e commerci e la borghesia cittadina decide di risolvere il problema portando un simbolo importante come quello di Nicola. E già avevano organizzato, rubano le ossa di San Nicola e le portano qui a Bari giungendo il pomeriggio della domenica del 9 maggio.
I cittadini iniziarono subito a costruire un luogo di culto che potesse ospitare le ossa del santo. Circa un secolo dopo veniva consacrata la Basilica di San Nicola, primo esempio di architettura romanica pugliese. Le spoglie attirarono folle di pellegrini e riportarono in auge il prestigio della città. Quindi sono due espressioni, San Nicola della laicità di questo santo, rapito dal popolo, non dalla Chiesa, e quindi è diventato parte del tessuto della città. Anche gli atei più atei di Bari hanno un quadro di San Nicola, perché San Nicola non è un santo ecclesiastico, ma è il simbolo della città. La notizia fece il giro d'Europa e la festa del santo a dicembre divenne quella di tutti i bambini. Il nome latino, Sanctus Nicolaus, si trasformò in Santa Claus, il vecchio che protegge i bambini e porta loro i doni a Natale. Alla figura di San Nicola sono legati numerosi racconti che lo vedono protagonista di prodigi e guarigioni miracolose, credenze condivise tanto nell'Occidente latino quanto nell'Oriente greco e slavo. Quindi San Nicola già dall'inizio è nato all'insegna dell'ecumenismo, all'insegna del fatto che la rottura che c'è stata fra cattolici e ortodossi in realtà è una rottura giuridica canonica, per cui noi domenicani dal 1966 abbiamo riservato una cappella nella cripta, nell'angolo a sinistra, dove gli ortodossi possono celebrare tutte le domeniche la loro liturgia. Sono passati quasi 1000 anni, ma da allora il nome della città è rimasto indissolubilmente legato a quello di San Nicola. Bari continua a essere un crocevia culturale fra Oriente e Occidente e il punto di incontro tra passato e futuro, perché gli antichi mercati e le feste tradizionali non hanno impedito il crescere delle iniziative imprenditoriali. Da sempre convivono due anime opposte, la città di mare, con pescatori e marinai, e quella che guarda ai frutti della terra. D'altronde, proprio come il capoluogo, la regione intera è un susseguirsi di luoghi diversi, dalle scogliere a picco sul mare ai tanti volti dell'entroterra, che conservano intatto il fascino della Puglia.